inizierà ad Arezzo giovedì 30 e venerdì 31 marzo, la 2 giorni del 18° congresso provinciale della CISL Arezzo. Un appuntamento che sarà l'occasione giusta sia per procedere al rinnovo delle cariche istituzionali e politiche che per avviare un momento di confronto e di approfondimento legato alle tematiche del lavoro e dell'economia aretina. Ci arriviamo dopo 4 mesi di assemblee nei luoghi di lavoro, nelle categorie. Vogliamo rilanciare il congresso in occasione del ruolo del sindacato nella società aretina. Pensiamo che ci sia ancora bisogno di sindacato, proprio perché le disuguaglianze in questi anni sono aumentate, la frammentazione del lavoro è aumentata. C'è bisogno di riunire queste cose e la CISL è un sindacato che unisce. Questo è uno slogan che abbiamo portato avanti in tutti i congressi e lo rilanceremo anche in questo congresso. Ovviamente non è facile, però la gente ha bisogno di persone che diano risposte, di immediatezza e di presenza. E oggi purtroppo forse chi dovrebbe essere più presente di noi non riesce ad essere presente. E la gente vuole, ripeto, risposte, vuole andare nei posti a vedere certezze, vuole avere davanti una persona che sappia di cosa si parla, che conosca anche il contesto di questa città, specialmente questa provincia. Purtroppo, senza fare polemica con nessuno, ma qualcuno più preposto di noi raccoglie queste cose, si diverte, riesce molto e ha successo nello scappare. Ecco perché il sindacato c'è e deve esserci per questo motivo. Esiste anche ad Arezzo un coordinamento che dovrebbe tutelare sia la rappresentanza che la rappresentatività. È difficoltoso nel partire perché se per parte nostra sindacale i numeri riusciamo ad averli, la difficoltà, come accennava prima il segretario, sul fatto dei parti datoriali, dove la rappresentanza diventa un pochino più sfuggibile. Noi stiamo aspettando in DTL, che è quella che garantisce un po' tutti questi numeri, di trovare la quadratura insieme all'INPS, che diciamo il ricettacolo di tutte le buste paga, quindi li vedi effettivamente la rappresentanza qual è. Però ripeto, poi manca anche il datore di lavoro dovrebbe collaborarci nel far fare l'adesione alle proprie aziende, all'INPS, per dare questi dati. Ovviamente negli anni passati c'è stata la crisi che ha creato tanti problemi in tante aziende aretine dove siamo stati protagonisti anche noi nel cercare di difendere i diritti dei lavoratori. Purtroppo spesso in una situazione di retroguardia perché soprattutto aziende che hanno chiuso, che hanno visto vertenze difficili da risolvere. Però noi siamo convinti che in questo momento ci siano possibilità di ripresa. Ovviamente le possibilità di ripresa vanno verificate anche rispetto a una nuova qualità. Anche nelle aziende manifatturiere noi crediamo ci possa essere un futuro. E il futuro in queste aziende possiamo vederlo soprattutto in una verifica della qualità del prodotto, perché non ci possiamo confrontare con realtà che hanno costi del lavoro più bassi. Noi dobbiamo fare un lavoro, un prodotto di qualità e i nostri lavoratori, i nostri operai sono operai qualificati. Certo è che dobbiamo cercare di dare risposte, soprattutto nel nostro territorio, ai giovani anche che si laureano, perché questo nostro territorio ha problemi soprattutto ad occupare i giovani laureati e questa sarà la sfida del futuro che vorremmo come CISL rilanciare anche nel nostro territorio cercando di coinvolgere le istituzioni. Il rapporto con le istituzioni in questi 4 anni ha cominciato a dare dei frutti. E siccome vogliamo raccogliere questi frutti, stiamo cercando sempre di più di ragionare in termini di welfare territoriale, quindi lavorando con le istituzioni locali, con i comuni, cercando di trovare delle soluzioni nei territori, facendo quindi contrattazione in ogni comune, in ogni territorio, cercando di trovare alleanze con i sindaci, perché purtroppo la vertenzialità, la demagogia dell'essere gli uni contro gli altri non funziona. In un momento di risorse come questo, purtroppo tagliate anche nei confronti degli enti locali, dobbiamo trovare modalità per cercare di dare risposte ai cittadini senza tagliare, o meglio, tagliando dove ci sono gli sprechi, perché ancora ci sono anche nei nostri territori, e cercando di dare più servizi ai cittadini. Ecco, questo noi cerchiamo di rilanciarlo. Abbiamo una contrattazione sociale, abbiamo anche un lavoro fatto con le altre organizzazioni sindacali, con CGIL e UIL, ed è un lavoro che rilanceremo ancora più forte nei prossimi anni.